Ciao a tutti. Allora, oggi voglio spiegarvi un concetto veramente, ma veramente basilare. E cioè, quali sono gli elementi che fondamentalmente muovono il nostro ego. Allora, quando dico ego intendo dire quella parte di noi conscia, perché comunque abbiamo a che fare con quello, noi ci identifichiamo in quello, che non è compassionevole, non è nell'amore, non è nel rispetto delle leggi universali, non è tutte queste cose, ma ne è una e una soltanto, proiettato verso la sopravvivenza, ok? Tutto ciò che fa lo fa per aiutarci a sopravvivere. Chiaramente, se vuole così tanto aiutarci a sopravvivere, è perché dal suo punto di vista siamo molto in pericolo, molto in pericolo. Quindi cercate di capire, un soggetto che, come dire, si impegna così tanto per ottenere il proprio risultato, vuol dire che è molto lontano da quel risultato, no? Cioè, basta guardare l'atteggiamento di tutti noi quando ci sentiamo tutto sommato alla portata di un qualcosa, non è che ci sbattiamo così tanto, la facciamo, ci appartiene, no? Invece quando una roba è lontanissima, se è veramente importante, se è fondamentale, allora ci mettiamo anima e cuore, ok? Il nostro ego ci mette anima e cuore per farci sopravvivere, secondo i suoi parametri, ovviamente. Ok, allora che cosa scendiamo questo pericolo nelle sue parti costituenti? Sicuramente c'è una necessità di sopravvivenza biologica, istinto di sopravvivenza, quindi prendiamo il soggetto più pacifico, amorevole, spirituale del mondo e proiettiamolo in una guerra, niente, è proprio... ci porta a dover escludere che diventi una specie di serial killer. Non è detto, potrebbe diventare una specie di vittima e per certi aspetti lasciarsi morire, ma non c'è assolutamente da stupirsi se invece il suo comportamento diventasse improvvisamente quello di un killer spietato. Perché? Perché il contesto in cui si ritroverebbe sarebbe completamente diverso da quello in cui era prima e quindi, diciamo, le sue caratteristiche inconsce comincerebbero ad emergere e a portarlo verso un adattamento alla nuova situazione. Mors tua, vita mea, è vecchia come storia, ok? È così che funziona l'essere umano. Allora, sopravvivenza biologica sotto tutti i suoi aspetti, no? Quindi la fame, immaginatevi una scena apocalittica, no? Tanto io uso ovviamente delle esasperazioni dei concetti per renderli più chiari, no? Cioè chiaramente esagero, ma immaginatevi una scena apocalittica in cui la corrente elettrica non è più disponibile, appunto, cioè macchie solari, movimenti dell'asse magnetico terrestre, immaginatevi quello che volete, voglio dire, cioè sono tantissime le opzioni a disposizione per questi vagheggiamenti che speriamo restino sempre vagheggiamenti. Allora, la corrente elettrica non è più disponibile, la nostra società senza corrente elettrica è fregata. Cioè immaginate soltanto che l'acqua per arrivare, che ne so, al quarto piano viene spinta da pompe elettriche, non c'è acqua in casa, è tutto come dire gestito attraverso la corrente elettrica, niente corrente, niente frigoriferi, quindi niente conservazione dei cibi. Nel giro di 10 giorni è andato tutto a male ciò che è a rapida conservazione e noi siamo, come dire, abituati in un certo modo. Allora cosa c'è? Va via la corrente, i primi giorni ci sarebbe l'assalto ai supermercati, perché sarebbero le zone in cui il cibo è più facilmente accessibile perché è stoccato, ma poi quei supermercati non verrebbero ripristinati, quindi nel giro di pochissimo tempo le città diventerebbero dei cimiteri. Ci sono degli studi fatti da riviste come Focus dove hanno provato a ipotizzare scene di questo tipo e ciò che poi fondamentalmente emerge è che sopravviverebbero le persone con, diciamo, una preparazione militare, tipo i corpi speciali, questi soggetti qui che sono in grado di combattere, procacciarsi il cibo, depurare le acque, insomma hanno delle competenze che la popolazione non ha. Quindi le città diventerebbero dei cimiteri. Paradossalmente, se al pigmeo in Africa non glielo dici che è successa questa cosa, lui manco lo
saprebbe, ok? Pigmeo forse in Sud America, perdonate la botta di ignoranza, non lo saprebbe, ok? Quindi lui non lo saprebbe nemmeno perché la corrente elettrica non la usa. Sto sempre esasperando il concetto, è sempre un'iperbole. Ok, allora la sopravvivenza è l'elemento primario, quindi noi quando ci troviamo in situazioni di pericolo possiamo diventare diversissimi da come siamo nella condizione di pace e serenità. Ok, quindi la vita in qualche modo noi la dobbiamo salvare. Ma c'è un altro aspetto, e questo è quello che veramente vorrei che vi fosse chiaro, perché finché non siamo in pericolo di vita, ciò che ho detto un attimo fa non serve. Allora, indirettamente, un altro pericolo di vita molto molto grande è quello di essere esclusi dalla società. Ok, quindi il nostro ego ci vuole salvare biologicamente, mantenerci in vita, temperatura, cibo, acqua, cioè proprio il necessario per la sopravvivenza. Ma poi c'è un altro aspetto: nelle nostre memorie c'è proprio incarcerato il concetto di morte conseguente all'esilio, cioè se noi non facevamo parte di un gruppo eravamo morti. Ma perché? Perché l'essere umano obiettivamente non ha tutti questi strumenti, no? Cioè non abbiamo unghie, non abbiamo denti, non abbiamo niente che possa essere veramente efficace per difendersi, e quindi messi in una giungla, messi in una savana, noi siamo cibo per animali feroci, ok? Quindi in gruppo eravamo in grado di difenderci facendo squadra attraverso le armi che abbiamo imparato a costruire. Insomma, è sicuramente l'intelligenza quella che ha reso l'essere umano l'animale, se vogliamo usare questo termine, anche se noi non siamo animali nel senso pieno del termine, perché abbiamo caratteristiche che nessun altro ha sul pianeta Terra. Quindi insomma, noi abbiamo la capacità di astrazione, gli animali non ce l'hanno, quindi definirci animali è anche un po' un errore, è un po' prenderci e metterci in un'altra condizione. Comunque, vabbè, non apriamo troppi capitoli. Allora, eravamo in grado di difenderci in gruppo. L'esclusione dal gruppo generava automaticamente la nostra condanna. Ok, oggi, 2019, questa è una cazzata clamorosa, nel senso che non c'è nessuno di noi che, se escluso dal gruppo, rischia la morte. Persino i peggiori sociopatici, serial killer maledetti, non c'è neanche la pena di morte in Italia, finiscono all'ergastolo, mantenuti pane, cibo, acqua, calore e tutto quello che sa. Certo, chiusi in una gabbia, mi sembra il minimo, ma vivi. Persino il peggior soggetto della società oggi è tenuto in vita. Quindi questa è una grandissima stronzata oggi, ma il nostro sistema è molto antico e ragiona ancora con regole antiche. Quindi cosa succede? Che noi facciamo di tutto per non essere esclusi dalla società. Ok, quando un soggetto viene escluso dalla società? Un esempio banale, un'affermazione banale, è quando non è di nessun valore, quindi non è di nessun aiuto. Cioè tu non vali niente, non sei di nessun aiuto, la società non se ne fa niente di te. Ok? Allora il nostro ego che cosa fa? Tutto ciò che è in suo potere per farci percepire di valore. Tutto ciò che è in suo potere per fare in modo che noi non si venga esclusi dalla società. Semmai che si sia noi quelli a escludere gli altri, ma di sicuro non ad essere esclusi. Se capite questo, capite praticamente il meccanismo principale alla base di tutto. Ferita d'abbandono? Certo, sei abbandonabile perché non vali niente. Ferita da tradimento? Certo, sei facilmente sostituibile. Ma perché? Perché non vali niente. Ferita da rifiuto, sei addirittura repellente, quindi c'è proprio via, sei addirittura repellente, è la più brutta delle ferite. Ferita da umiliazione, beh, insomma, un soggetto che subisce un'umiliazione è chiaro che è un soggetto di scarso valore, a un soggetto di grande valore non accadono certe cose. E stesso discorso per la ferita di giustizia.
un soggetto che percepisce una profonda ingiustizia, è chiaro che è un soggetto che in qualche modo, ci sono due elementi, ha subito una profonda ingiustizia e questo vuol dire che se la meritava, perché avete ragione nell'ottica del piccolo che riceve qualcosa, secondo la sua percezione, dai grandi, grandissimi, che sono come delle divinità per lui. Quindi se mamma, se papà mi hanno in qualche modo inferto una profonda ingiustizia, perché io me la meritavo, quindi non valgo niente. Ma poi c'è un altro meccanismo ancora per l'ingiustizia. Il mondo è un posto pericoloso dove accadono le ingiustizie. Io devo renderlo perfetto. E da lì parte tutto un meccanismo per cui deve essere perfetto il soggetto e perfetto il mondo in cui vive. Classico, proprio classico delle persone che hanno una ferita di ingiustizia e dire non ho giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto, spesso finiscono per lavorare in ambito legale, avvocati, giudici, e spesso hanno problematiche di tipo legale, quindi finiscono nei tribunali. Tutto questo perché? Perché stanno cercando di rendere il mondo perfetto, così che la loro vita sia più al sicuro. Capite che tutto quello che c'è dietro, i grandi dolori della nostra esistenza, fondamentalmente è, come dire, basato sulla paura di percepirsi di scarso valore e quindi escludibili dal clan, escludibili dalla società. Questo è il meccanismo veramente alla base. Allora, quando noi parliamo di autostima, noi stiamo dicendo il voto che mi do da solo, autostima. La stima che faccio di me stesso, ma uno deve anche chiedersi il voto che in qualche modo mi sto conferendo, in che settore me lo sto dando, perché noi diciamo autostima in generale, allora, in che settore me lo sto dando? Ecco, il grande macro settore in realtà è quello del valore in società. E allora ecco perché più soffri di scarsa autostima e più vuoi il macchinone, più vuoi tutto di gran livello, perché pensi che circondandoti di tutto questo sfarzo e questa meraviglia il tuo valore salirà, il che nella nostra società un po' è anche vero, nel senso che ci sono questi meccanismi per cui se giri in Ferrari non è la stessa cosa di girare in 500 nella nostra società, e sono tentativi di arginare però buchi neri incolmabili che ci sono al fondo della nostra anima. Ecco perché spesso i ricchi si suicidano anche più dei poveri, ok? Quindi giusto per darvi un parametro sul fatto che non basti il denaro per colmare questi vuoti terrificanti, per quanto il denaro sia sempre il benvenuto nelle nostre vite e ci dia, come dire, sempre più opportunità di svilupparci. Ok, questo è quanto. Difficile dare un titolo a questo tema trattato oggi, perché è veramente di base, di base, di base. Quello che spero che voi capiate è che tutto ciò che state facendo di disfunzionale serve a farvi sopravvivere e a farvi sentire in qualche modo accettati nella società. Beh, sapete qual è la verità? Non vi serve. Sopravvivere di sicuro sì, da un punto di vista biologico ci mancherebbe, ma dal punto di vista dell'accettazione in società non vi serve. Questa è una società dove quei meccanismi non esistono più realmente, sono soltanto degli strascichi di strutture ormai inutili. Ciao a tutti, un abbraccio.